Ciao a tutti ragazzi, io sono Tasei e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sempre qui su Game Dev Tycoon Episodio 4 e eravamo arrivati a fare scrollone, che però avevo guadagnato una media di pochi soldi. In ogni caso, oggi andremo sempre a ricercare qualcosa, perché voglio sempre migliorare, voglio avere quel maledetto sequel che ancora non c'è. E per esempio andrei con Better Dialogue e Dialogue... No, andiamo a Better Dialogue per ora, ok? Mentre al nostro caro amico facciamo... No, facciamo un train, dai, che comunque aiuta. Design for Pirates. Code incomplete. Ok, così almeno aiutiamo, va. Mentre tu... Facciamo un new topic. E andiamo su business. Voglio fare qualcosa di business e management. Ottimo e diverso da ciò che abbiamo fatto prima. Casual gamer va benissimo anche, perché comunque sono utili, soprattutto negli sport. Un impianto per l'aria condizionata, sì, utile, super utile. A voglia che lo compro. Scrollone non è andato benissimo, però è venuto comunque abbastanza coppie. Ok, business pronto, ora aspettiamo che finisca di lavorare il tizio qui. Ok. Ha venuto soltanto 56.000 copie, che non sono tante. Lavoriamo quindi al nostro prossimo gioco. Ok, che è business. Questo nuovo gioco si chiamerà By Them. Ok. E consisterà in un gioco in cui bisognerà comprare dei palazzi tipo stile Monopoli. Sì, una cosa del genere. Sarà un business simulation strategy. Strategy, ok, perché va meglio. Lo faremo giocare su PC, perché va bene su PC, non tanto su altre console. Su Odyssey 2. Ottimo. Per everyone. Sì. E va bene, possiamo andare bene così. 3D graphic, ottimo. E partiamo con il nostro nuovo progetto. Vediamo se questo progetto avrà un consenso abbastanza grande. Allora, con technology mettiamo questo qui. Ulisse lo mettiamo su gameplay. E invece colui che ha più design... Ah no, beh, Ulisse lo mettiamo su story quest, ok. Andiamo con multiplayer. Save game. No, save game no. Multiplayer. Charger progression è inutile. Gamepad, sì, lo mettiamo. Mettiamo un po' meno engine, un po' più in gameplay e meno story quest. O forse un po' più di story quest, diciamo, dai. Ottimo. Vediamo quanti punti riusciamo a produrre. Ottimo. Nostra piccola azienda sta crescendo pian piano e sta sempre più migliorando, quindi spero che arrivi a alti livelli. Dialoghi molto alto, con intelligenza artificiale un po' di meno. Level design un po' di meno anche. Ok, Kyle è il designer, va bene per qui. Ok, Better AI, level editor, good job. Altri 30k spesi anche per questo coso. Abbiamo un monthly cost altissimo, ragazzi. Tipo 104.000, che è tantissimo. Oh. Oh, quanta roba. Poi allora, Ulisse ha fatto davvero molte cose, quindi direi che possiamo fare Kyle qui. Mentre il sound lo facciamo fare a lui, visto che è un po' tecnologico. Diamo un po' meno grafiche e un po' meno world design, un po' più sound invece. Senza open world e The Night Cycle non mi serve sinceramente, meno in questo gioco. Vediamo. Ottimo, i punti ricerca crescono anche. Il design un po' meno, ma technology e GG. Ora speriamo che risolvino tutti i bug. Ne mancano davvero pochi. Aspettiamo un pochetto di arrivare a 30 design, ottimo. E vediamo un attimo come va. Ottimo, due nuovi record. New topic, new combo. E grid combination, Oddio, guarda quanta roba ho preso. Trend match, tantissimo. Ah, l'audience abbiamo fatto, ok, ottimo. Vediamo come va. Professional Reach, ah ok. Oh, ho raggiunto il livello 5 io. Oh. Oh, bellissimo. 3D Graphic 2, ok, ottimo. Andiamo con un po' di ricerca e andrei con 3D Graphic versione 2 per il prossimo dispositivo. Volevo vedere un attimo un nuovo topic se c'è. Un dungeon, ottimo. Possiamo fare qualcosa di bello. Ok, vediamo By Them com'è andato. 8. Ottimo, niente male.
Speriamo che manteniamo un solito punteggio. 9, more please, ottimo. Giochi del genere sono ottimi perché attirano più target di gente. Perché chi è che non ha mai giocato a Monopoly? Cioè, diciamocelo. È un'ottima cosa, possiamo guadagnarci davvero tanto. Tu invece ricerca un po' di qualcosa, tipo... Hey Companion. Ok, vediamo quante copie vende il primo giorno. Oh ragazzi, 33.000 copie il primo giorno, davvero tantissimo. 10.000 fan. Oh. Oh, al G3. Bellissimo. Non la... no vabbè. Non è più le 3, il G3. Ovviamente possiamo partecipare al G3, ottima cosa. Io lavorerei più a un gioco adesso che possiamo fare con un public deal, così da avere un... qualcosa è meglio. Any topic, any genere, ok. Voglio fare un qualcosa sul Vena. Svilupperemo un RPG che non avrà tante pretese, ma comunque voglio... Anzi, un dungeon, visto che l'abbiamo sbloccato adesso. Ok, lo chiameremo... Trolling game, ok. Sarà un medium game. Ok, mi sono chiedono, everyone. Il genere sarà RPG dungeon, ok. E Game Engine, il nostro ultimo Game Engine, ottimo. 3D Graphic 2. E partiamo, vediamo come va. Guardate quante copie è venuto by them. Spero di arrivare almeno a 120.000. Charger Progression, Save Game e Linear Story. Story Quest molto alto, gameplay un po' meno e un po' di più di engine. Vediamo, Ulisse va benissimo sul gameplay. Su Story Quest sempre io ci sono, va bene. E Kyle... No, benissimo così. Prossimo turno facciamo andare qualcun altro. Ottimo. Oh, guardate quante tecnologie abbiamo fatto il primo turno. Wow. È tantissima roba. Guardate quante copie è venuto by them. Stiamo anche calando, salendo pian piano. Allora, Ulisse è un po' troppo impegnato. Forse lascerei fare un po' di... intelligenza artificiale a Carter. E andrei così, vai bene. Ottimo lavoro comunque per dare qualche ricerca. Nel frattempo Technology cresce molto velocemente. Ma voglio puntare anche sul designer. Mi serve una persona che faccia tanto design. Allora, world design e graphic molto alto con un sound un po' migliore. Open world e the night cycle. Mono sound e va bene, lasciamo così. Ottimo. Vediamo se raggiungiamo almeno il 30 design e il 50 technology. Davvero, spero in questo. Technology forse ci riusciamo. Sì, ci riusciamo sicuramente. Design, puntiamo a 35, vediamo. Sgone Convention. Cosa facciamo per questo gioco? Io andrei con large. No, large è troppo, ok. Andiamo con medium bot. Punto tantissimo su trolling game. Mi serve 35, ragazzi. Ok, by them è andato via, ha venduto quasi 2 milioni di copie, ragazzi. Va bene così, dai. Nuovo record di technology, anche di questo. Great combo, trend match, ok. Ottimo, guardate quanti nuovi level up. Quanti tizi che vorrebbero ora i soldi in più, vabbè. Easter egg, GG, lo inseriremo nel prossimo engine. Vediamo un attimo come va questo gioco. Vediamo. Trolling game, 8. GG. Puntiamo sul 9, puntiamo il 9, puntiamo il 9. 9, great. GG. 9, 8. Dungeon and RPG, Secret Combination. Giù, va benissimo. O GG, va bene. Abbiamo avuto una media di 9. Di 8, qualcosa. Vediamo come va il trolling game. Ha avuto abbastanza gente, 12.000 persone. 16, 17. Oh, cavolo, quanta gente. Wow. 74.000 persone, tantissimo. Ottimo. Guarda quante copie sta vendendo. No, ragazzi, arriviamo a 1 milione di copie, è una cosa fantastica. Nel frattempo, andiamo su research, ok? Gli facciamo fare Easter egg a lui. Trolling game davvero ha superato... Ah no, è andato un po' meno rispetto alle stime che avevamo avuto. Train. Facciamo make me think. Ok. Tu invece vai al research. Vediamo un nuovo topic. Movies. Nah, non mi piace sinceramente. Però devo fare questi qui. Andiamo in pirates, va. Tu invece
fai research. Noi ti manderei in vacanza, sinceramente. Sequel, finalmente, ragazzi, le volevamo ed eccolo qui. Andiamo nel tizio in vacanza, dai. Quanti... ha venuto 1,5 milioni di copie, quasi. 1,3 milioni. 1,4 milioni. Buttiamo 1,5 milioni, dai. Ottimo. Research. Sequel. Ok. Ottimo. Ora aspettiamo che finisca i cosi. Qui stanno un po' riposando. E io direi che creiamo il nostro nuovo engine. Subito, subito. Ok. Ottimo. Create new engine. Lo chiameremo Odyssea 3, perché è il terzo. Odyssea 3. Faremo 3D graphic design versione 2. Interessa di più questo. Multiplayer, mouse, joystick, tutto metteremo. Easter egg, better dialogue, eye companion. E dovrebbe essere... basta. Ho preso tutto. Create un nuovo engine. Ottimo, guardate quanto veloce fanno un nuovo engine, tizi. Abbiamo duplicato i nostri fan con questa ultima cosa. Oh, sta per uscire la Voni. Ottimo. Mi interessa. Potremmo produrre sulla Voni. Nel frattempo il nostro sequel sarà un gioco di macchine che abbiamo già fatto. Oppure quello di sport. O di music. Vediamo un attimo quali sequel possiamo fare. 1,7 milioni. Ottimo. Ok. Develop sequel. Trolling game, buy them, no, non mi è stato utile. Vediamo cosa abbiamo avuto tanto alto. 8, 5.5, 8.5, 7.5. 9.5, speed up. Lui sì che andremo avanti, ragazzi. Speed up e let's play. Con anche play hard, Ok. Andiamo con speed up. Lo chiameremo speed up 2. Speed up reg... ah, no, speed up... due punti revenge. Sarà un sequel, quindi avrà abbastanza famoso. Simulation platform, lo svilupperemo per PC. Ok, questa volta andremo su PC. Odyssea 3 next. Andremo con 3D graphic versione 2. Ah no, cavolo, peccato, potevamo sviluppare per Lavoni. Svilupperemo il gioco di musica per Lavoni allora. Allora, gameplay molto alto, so di questo un po' meno. Andiamo più per mouse e joystick, mettiamo tutto. Engine un po' meno, un po' di gameplay, ok. Allora, lì se va bene sia per story quest che per gameplay, alla fine ce la fa. Va bene così. Andiamo in vacanza di due, va. Che non stanno facendo comunque nulla. Lavoriamo soltanto in due su questo gioco. Ok. Abbiamo un hype di 3, ottimo. 20 di technology. Allora, dialoghi. Ulisse non so che sta facendo, non sto facendo più nulla. Andiamo più per level design, Ulisse, ok. Chris, tu vai per... no, va bene così. 381 Carter, va... no, andiamo... ok, va bene così. Allora, easter egg, companion e better dialogue, ok. Lo renderemo un po' più complicato, dai. I dialoghi non sono molto utili, però vabbè, mettiamoci, perché sennò poi sembriamo che siamo una ditta che non vuole fare dialoghi. Ok. Siamo alla versione finale ormai, manca davvero poco. Guardate quanti punti. Puntiamo più sul design adesso. Allora, graphic. Mettiamo Ulisse che ha tanto graphic. Ok. Kyle. Allora, vediamo. Kyle, technology... e lo metterei su niente. Ah no, Kai lo metterei qui sopra, va. Christian invece lo lascerei andare. E Carter invece su sound, ok. Direi che va benissimo così. Open world, tutto ciò che vogliamo. Vediamo come va. Mi serve tanto design ancora, dai. Aumenta. Oh. Ok, certo, fai gli investimenti. È giusto investire. Ok. L'hype di 14 non è male, però come primo gioco è palto, va benissimo. Cerchiamo di arrivare a 40 di design, sinceramente, ragazzi. 39, 40. Ok. 77 di technology pure. Due nuovi record. Level up, level up. E mandiamo il nostro gioco. Video playback e rich backstory.
Ah, ok. Vediamo. Speed up revenge 10, ragazzi. GG per questo. Dai, puntate il 10. 9. Va bene, va bene. Ho voglio una media alta. 10, 10, 10. 10 è questo. GG. E anche questo è 10. Bravo, ragazzi. Ottima cosa. Un sequel che proverà molte cose. Allora, io andrei a fare un altro sequel. Sempre. Questa volta su Sony. Su Vonnie o quello che è, insomma. Ed è Everybody Play, ok. Everybody Play o qual era l'altro? Era Pocket Mob, è vero, Pocket Mob lo dobbiamo continuare. Ok, ho butterei il capo su Pocket Mob. Lo chiamiamo Pocket Mob. Squids. Squids, non so che significa, ma va bene. Medium, Everyone, Fantasy, Platform. Andiamo sempre su Gamelink, che è un ottimo share, sinceramente. Odyssey 3. Teddy Graphic, andiamo. Oh, abbiamo avuto un'ottima cosa, vediamo come andiamo. Ragazzi, guardate quante copie da solo. Abbiamo venduto 253.000 copie senza nessun aiuto. Allora, story quest molto alto con un po' di gameplay in meno e un po' di engine. Ulisse lavorerà più su... va bene, su story quest, ok. Facciamo andare invece Kyle su... Kyle cos'ha? Technology? Va bene così, dai. No, Ulisse però due parti non è il massimo. Facciamo andare il gameplay lui. Ottimo. Oh. Fantastico, ragazzi. Guardate quanto abbiamo guadagnato la prima settimana. Rank 1. Cioè, sapete che significa rank 1? Siamo il gioco più venduto in questa settimana. Non solo, in tutte le settimane al momento. Oh, bellissimo. È venuto più di 500.000 da solo. GG. Dialoghi un po' di meno. Con un level design e intelligenza artificiale minore. Ok. Va bene così sempre. Ok. 6 milioni, ragazzi. Hype maggiore. Oh, ottima qualità per il nostro gioco. Punteremo ancora sui giochi di guida, ragazzi. Però voglio andare anche su altri giochi, non solo giochi di guida. Pure RPG, a me piacciono tanti gli RPG, quindi proviamo su di loro anche. Allora, i tizi, Ulisse è un po' stanco, quindi direi che facciamo andare lui su a posto di Ulisse. E... ah no, su Graphic lui, ok. E lui invece su Kyle. Ok, andiamo, ragazzi. Ottimo. Oh, a posto, ragazzi. Hype alto. Design alto, però bisogna aumentare design. Small. Per questo gioco, ragazzi, io spenderò pure 1.500.000. Large boot, voglio fare il boom con questo gioco. Ok. Ah, ecco. Vendi 1 milione di copie senza aiuto di nessun publisher. Ottimo. Quello che avevo detto prima, ragazzi. Prima di pubblicare il gioco io aspetterò, perché voglio far uscire qualcosa per l'hype. Davvero. Voglio arrivare a un po' di design. Voglio svilupparlo bene. Ok. G3, vediamo quanti fan abbiamo. Oh. 20.000. 35.000. 70.000. Oh, oh, oh. Guardate quanta gente. 214.000 persone. Sono tantissimo, ragazzi. Oh, ottimo. Vediamo quanto hype. Abbiamo comunque 4 hype. Però venderemo tantissimo. Ok, ragazzi, vediamo quanto abbiamo venduto. Ma se io questo coso, bella macchina. Niente, ragazzi, abbiamo avuto davvero pochi... cioè, abbiamo fatto una merda. Mi sa che Pokémon Squeeze è stata una pessima idea pubblicizzarlo. Abbiamo avuto malapena... sono 20.000 copie. Va bene, ragazzi, io vi saluto per questo episodio e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ciao, ragazzi!